la verità, noi shaker a volte per le prime classi del classone, no? Cioè per noi va proprio in prima classe e in classe una seconda, quando magari non hanno qualcuno di tutti. Beh, lì non c'era proprio così tanto caldo, quindi siamo, c'è stato un effetto stomaco che è spostato. Quindi Teresa, sabato a Roma c'è il Code Motion. Code Motion, dicono, l'anno scorso è la nuova edizione di quello che usava Day, ma aperto a tutti i linguaggi, cioè aperto a sviluppatori liberi in tutte le regioni. E niente, c'è un programma molto interessante. Qua dalle 9 alle 18 di domenica e di sabato. Notate che sono bellissime anche le citazioni a fianco. Il debugging è l'azione di togliere i bug, la programmazione deve essere l'azione di metterli. Questa è la barca. Queste sono anche le sessioni parallele. E selezionare le ore per vedere il codice oppure parallela. Okay. No, la sessione, il mio intervento sulla verticalità è qui, dove no, qui è l'ultimo della prima. Altra novità che qui mi è interessato. Allora, appena il problema. Accede con gli indirizzi IP dell'università, ha un abbonamento per tutti quelli che accedono con gli indirizzi IP dell'università. Quindi potete cercare quello che volete e potete accedere anche a quegli articoli che, se volete leggere da casa, sarebbero a pagamento. Se siete a casa e volete leggere gli articoli con l'abbonamento dell'università, basta che facciate un TAN e usiate, che ne so, il nostro proxy, e a quel punto se siete interessati, eccolo là, c'è un articolo che ho scritto con un tot di persone, tra l'altro tutti, Fonkowski è australiano, gli altri sono americani, sulla
gli aspetti etici della didattica dell'informatica, cioè insegnare l'informatica etica. È la vostra disposizione. Alan Walker è stato per tanti anni il presidente della SIXI, del gruppo di Oxford di Computer Science Education. Michael è sempre lui, è il mio collega di Cincinnati, con cui ho fatto anche Michael MPS e le varie con cui portiamo avanti il Virtual Square. Quindi siamo questo è noi che ci siamo. Ok. Si discute le varie cose anche del concetto stesso di informatica. Noi in tutto il mondo abbiamo avuto un calo di iscrizione informatica dopo il boom, diciamo, degli anni 80, dove quando un sacco di persone vedevano il mito dell'informatica, l'informatica come scienza del futuro. Poi l'informatica di consumo, la tecnologia informatica di consumo, non la scienza che non è mai di consumo, la scienza ha fatto in modo che gli studenti si siano meno avvicinati a questa scienza perché forse non la capiscono appieno. Perché si seguono dei sogni. E per esempio ci sono più iscrizioni adesso in biotecnologie, perché la mappatura del genoma umano ha aperto un altro sogno. Piccolo problema che pochi dicono ai ragazzi quando devono iscriversi all'università, che è vero che ci sono biologi che fanno la mappatura del genoma umano, ma quello, la parte più importante che ha consentito la mappatura del genoma umano è software, l'abbiamo fatta noi. Quindi non bisogna essere, non occorrono solo i biologi per partecipare a questo sogno come a tanti altri sogni. E non solo, ma con l'informatica si può fare del bene o si può fare del male, a seconda di come usate la vostra capacità di scrivere programmi. E questo spiega varie idee. E spiega intanto perché ci dovrebbero essere contenuti degli aspetti etici dell'informatica, che ci sono dappertutto. La deontologia professionale dell'informatica vanno dal perché, anche se hai la possibilità di fare tracciamento delle reti, non lo fai per guardare i dati del tuo concorrente, okay? Devi essere deontologicamente corretto dal punto di vista proporzionale. Io potrei leggere le mail, tutte le vostre mail e tutte le mail tecnicamente, tutte le mail dei miei colleghi. Se avete un solo capello che pensa che io sia mai andato a vedere una mail che non sia mia, toglietelo il capello. E così via. E in fondo all'articolo ci sono l'analisi di varie esperienze, tra cui ho inserito anche quella di Bologna, un po' come corso di laurea, soprattutto in riferimento al master, di come l'etica risulta più chiara se la didattica si fa con software libero, in modo da poter far capire agli studenti tutto ciò che fanno e non avere limiti alla propria conoscenza. Tre quarti, quindi entriamo nella lezione ufficiale. La prima comunicazione che vi devo dare ufficiale è che domani venerdì c'è ricevimento ed è confermato, però ricevo non nel mio studio ma in quella che chiamano la DM stanzetta, la sede della DM staff, che è a Ranzani sopra i laboratori, sopra i laboratori informatica degli studi, fra i quali c'è uno studio che è usato dalla DM staff per i propri esperimenti, per le proprie macchine.
Così chi ha voglia di venire al ricevimento può anche fermarsi per la riunione se vuole, e non solo, ma vede dove siamo, cosa facciamo, e comunque il ricevimento è confermato. Così finché ci sono studenti che vogliono essere ricevuti, ottiene quel ricevimento, dopo partecipa alla riunione. È ottimizzazione del tempo. Avete domande per quanto visto nelle lezioni? Io avrei una domanda. Prego, vi carico la pagina della lezione, così anche a casa. Volevo chiedere appunto se il caricamento dinamico viene eseguito quindi direttamente dal programma. Quale caricamento dinamico? Quello delle librerie. Allora, bella domanda. Come funziona il link dinamico? Il linker dinamico? Il linker dinamico in realtà ha allo startup a bordo del programma stesso, cioè c'è un piccolo codice all'interno del programma che serve per caricare il link, fa una sorta di boot, come fa boot il computer, fa boot il programma. C'è una quello che avete visto la volta scorsa quando ho fatto l'LDP, che vi ho detto, ah, guardate, questo è il linker dinamico, c'è un piccolo programma che carica questo, che poi carica quell'altro. Se guardate, lo potete vedere perfettamente. Se fate S-Trace, se fate S-Trace di un programma che ha librerie dinamiche, vi accorgete che è il programma stesso che fa delle stesse icone. In particolare, vedete che fa delle open alle librerie, poi fa delle M-Map. Quando fa la M-Map, mappa il contenuto di quelle, di quei file in memoria a particolari locazioni e li mette praticamente al posto giusto per essere chiamato. L'MMAP è lei che, se ha più file mappati in sola lettura, mappati in memoria da parte di più programmi, sia codice, dati, non ne importa niente, a quel punto fa in modo di condividere i segmenti. È proprio la lezione di oggi. Condivide i segmenti, quindi fa in modo che, se più programmi accedono alla stessa libreria, la libreria sia caricata in memoria una volta sola. Ok? Quindi, di solito non si dice perché si teme che complichi la visione del mondo, ma è il programma stesso che si carica le librerie, e è il kernel che, siccome vengono visti come dati condivisi memory mapped, li rende, rende le librerie condivise. Ok, okay. Thank you.
riesce. Ecco, qua carica, questo è un esempio. Questo è il caricamento dell'elettrodinamico, lo apre, come fa una costante e poi fa, ecco, la MMAP per metterlo in memoria, per farlo in memoria, e così lo trova da lì. E lo chiude, perché era mappato in memoria. Poi ce ne sono, ci saranno gli altri. Vedete che c'è un deny write. Quando la mia mappa meno uno vuol dire che è semplicemente una locazione di memoria. Eccola qua la libc, la stavo cercando. Libc, infatti notate che cioè, fa la read e si vede l'inizio della lettura, poi serve solo per fare dei controlli sul formato e poi fa la mia mappa anche di quello. Ok. Quindi, tra l'altro, fa l'MMAP di vari pezzi, ne fa un MMAP qua, un MMAP qua. Questo è il link dinamico che viene che poi gli serve. Prego. Ma quindi sono le librerie che vengono progettate in modo speciale o qualsiasi file io apra in più di un programma, in più di un processo, viene mappato in memoria e quindi viene aperto? Se fa la MMAP 2, quella MMAP 2 è la system call nuova che risponde alla MMAP. Vengono gestiti tutti allo stesso modo, quindi se lei ha un programma, ha un file mappato in memoria caricato da più processi, è inutile che vengano tenute più copie in memoria, addirittura lei avrebbe dei costi aggiuntivi per tenerle allineate, ne ha una solo, ok? Così? Sì, Visibox a quel punto ce l'ha un copiato una volta sola. Visibox è fatto in maniera che se ci sono tante istanze di Visibox c'è una volta sola. E infatti viene usato per tutti gli embedded, in modo che una volta caricato Visibox in realtà quello finge di essere shell, ls, tutto, ma ho una volta sola spazio in memoria per tutto. Ok? Per il codice ovviamente, la parte dati non può farne a meno. È proprio l'argomento della lezione di oggi, quindi vedete che perché con la paginazione noi abbiamo parlato dell'allocazione, della frammentazione, ma con solo la paginazione questi problemi non li risolveremo. Anche perché ponete di avere un programma, strutturato come teoricamente si fa vedere agli studenti all'inizio dei corsi. Continua a dire che non vi raccontiamo balle, ma man mano vediamo all'inizio una visione semplificata della realtà, poi man mano la completiamo. Allora, vediamo di far morire un altro mito. Allora, all'inizio il corso si racconta, cioè codice, clip, stack, lo stack crea un senso che cresce nell'altro. Avete visto questo schema? Bene, pensate di avere un sistema con paginazione. E questo viene diviso in pagine e mappato in giro per la memoria. La divisione in pagine non ha nessun concetto funzionale, quindi esisterà una pagina, può esistere una pagina che è metà della fine del codice e l'inizio del heap. Quella è condivisa o no? Se il codice dovrebbe essere condiviso, il codice dovrebbe essere in sola lettura, lì non può essere in sola lettura, ci fate sopra un malloc mentre scriverci i dati. Quindi se la paginazione risolve il problema dell'allocazione, della frammentazione,
non ha nessun presupposto di gestire gli aspetti funzionali delle varie parti del programma. Per questo serve la segmentazione, che è ortogonale alla paginazione. Indipendente, un'altra cosa quindi il programma viene diviso in aree funzionali, cioè l'area testo, prego, non funziona più l'audio, tiro fuori, andiamo a vedere cosa è successo. Penso di sapere che cosa succede, devo stare attento. È una cosa simpatica. Dato che la Sapica mi ha dato l'ok, però usava l'indirizzo che il DHCP gli aveva dato ieri. E la cosa buffa è che va per un po', poi il DHCP serve, gli dà il NAC, quindi rinegozia un altro indirizzo e addio connessioni. Ok? E quindi ho dovuto far ripartire le connessioni perché non venivano più riconosciute da quell'indirizzo. È un'implementazione. Veramente. Ok, torniamo ai nostri segmenti. Il segmento, cioè, dovrebbe fin dal principio dare a NAC e appena lo vede dice no, questo è l'indirizzo di ieri, rinegoziane un altro. Non può dare l'ok, far passare i dati e dopo un po' dire ah, ci ho ripensato. Mi avete frainteso? No? Allora, abbiamo le aree del programma che sono funzionalmente diverse. C'è l'area testo, che è l'area che contiene il codice. E non è neanche solo lettura, anzi è bene che sia solo lettura, perché se volete un sistema sicuro è bene che un programma non cambi se stesso. Perché potrebbero esserci dei guai se voi eseguite un programma in grado durante il suo funzionamento di cambiare le proprie funzionalità. In particolare potrebbe essere sfruttato da codice maligno che opportunamente cambia ad arte le funzionalità del programma. Poi le aree testo possono essere condivise fra più programmi. Se avete più processi che eseguono lo stesso programma, o come abbiamo visto poco fa, più processi che hanno bisogno della stessa libreria, è del tutto inutile duplicare le aree testo, perché c'è quella sequenza di istruzioni che è uguale
per tutti quelli che l'adoperano. Sarebbe solo uno spreco di memoria con pagine che contengono la stessa cosa. Con pagine, con aree. Si chiama, in questo caso, quando ci sono più programmi, che accedono allo stesso codice, che usano la stessa area testo, si parla di codice rientrante. Poi ci sono le aree dati che possono essere condivise oppure no. Può darsi che processi abbiano dei dati condivisi, può essere che non ce li abbiano, non è obbligatorio. E poi c'è l'area stack. L'area stack, al contrario, non può assolutamente essere condivisa, perché l'area stack è quella che contiene la storia esecutiva in termini di funzioni chiamate, variabili automatiche allocate, la storia esecutiva del processo. Se voi condivideste lo stack fra più processi o fra più thread, otterreste che uno sovrascrive la parte di stack dell'altro. No, non si può. Se avete un sistema basato su segmentazione, l'indirizzamento logico, avete in mente le MMU, quando usiamo memoria, diciamo, in modo esterno, abbiamo due spazi di indirizzamento, quello logico e quello fisico. Quello logico in un sistema con segmentazione è diviso in segmenti. Ogni segmento contiene dati omogenei, quindi non potete avere un segmento che contiene un po' di codice e un po' di dati. No, il segmento è codice. Poi il programmatore può decidere: questo è il segmento dati condiviso, questo è il segmento dati privato, quell'altro, ok? Ogni segmento è caratterizzato da un nome. Normalmente è un indice, ma dovete considerare il nome del segmento, non è un indirizzo, è un nome. Infatti si chiama segmento testo, mentre invece la pagina non ha un nome, la pagina ha un indirizzo, è l'indirizzo della pagina. E da una lunghezza, cosa fondamentale, i segmenti non hanno tutti la stessa lunghezza. Diverse librerie avranno lunghezze differenti. Quindi ogni riferimento di memoria in un sistema con segmentazione è dato da una coppia, nome del segmento e offset all'interno del segmento. Ok? E questo è un lucido che amo particolarmente, vi fa vedere perché paginazione e segmentazione sono proprio due concetti diversi, un confrontati uno contro l'altro. La paginazione ha la divisione in pagine automatica, cioè dato il codice, dato il programma da caricare in memoria, il programmatore non deve fare delle azioni per dividere in pagine. Automaticamente, se la pagina è 4K, viene a ogni frontiera dei 4K viene detto: questa è la pagina, tagliato proprio con a fette uguali e basta. Mentre invece i segmenti, la divisione dei segmenti spetta al programmatore o a chi ha scritto il link, che dice per i segmenti standard a chi ha scritto il link, poi il programmatore può aggiungere i suoi segmenti, chiedere funzionalità di segmentazione. Le pagine hanno dimensione fissa, i segmenti hanno dimensione variabile. Arriviamo all'ultimo, insieme all'ultimo punto. La dimensione tipica della pagina è
da 1 a 4K, ma una volta che si è stabilito che in quel sistema la pagina è da 4K, tutti i processi di esecuzione su quel sistema hanno la pagina 4K, perché la MMU è unica per tutti. E i limiti vengono anche stabiliti, cioè il valore viene anche stabilito dalle caratteristiche hardware della MMU. Per i segmenti invece la dimensione è altamente dinamica. 64K, anche molto di più di un mega, dipende da che cosa volete metterci dentro. Le pagine possono contenere informazioni disomogenee, il segmento, proprio per sua caratteristica, contiene informazioni omogenee. La pagina con indirizzo, il segmento ha un nome. Quindi sono proprio due concetti completamente non separati, ortogonali, indipendenti. Come faccio un MMU che elabora segmenti? La tabella dei segmenti è piccola. I segmenti di un programma non sono tanti quanti le pagine. I segmenti sono pochi. E quindi si può pensare a un'ipotetica MMU, poi vediamo perché è ipotetica, che gestisca i segmenti e allora può tenere la tabella dei segmenti in memoria. Dato il nome del segmento, quello è un indice nella tabella del segmento, va a prendere l'indirizzo base della tabella del segmento e l'indirizzo indice, controlla se l'offset è minore o uguale della lunghezza del segmento, se è maggiore ovviamente stiamo tentando di andare fuori dal segmento, a quel punto somma il registro base del segmento e accede in memoria. Somma, in questo caso, non giustappone come fa quella della paginazione. La paginazione separa l'indirizzo in due parti e prende la prima parte dell'indirizzo del frame e mette di fianco l'indirizzo dell'offset all'interno della pagina. Per esempio, guardiamo questo esempio. Abbiamo due processi e nella visione dei due processi ogni processo ha il suo segmento codice, il suo segmento dati e il suo segmento stack. Ma quando è in esecuzione il processo P1, la tabella dei segmenti del processo P1 è questa. Quindi quando genero un indirizzo, che ne so, l'indirizzo 30 del segmento codice, va a vedere nella tabella del segmento e dice è nel segmento codice, 30 è legale, 30 è legale, qui è stato messo a sinistra base e destra limite, lunghezza, quindi 30 è legale, allora l'indirizzo è 130, quindi quando il program counter, il program counter punta all'indirizzo 30 del codice, verrà preso dalla memoria indirizzo 130. Ora poniamo che il processo 2 voglia anche lui accedere all'indirizzo 30 del codice, dice indirizzo 30, anche lui scopre che regale, anche lui ha registro all'indirizzo base 100, quindi anche lui andrà a 130. Però se voi scrivete, avete dentro VI, Emacs, quello che volete, scrivete nel primo scrivete ciao e nel secondo scrivete mare, quello che scrivete ciao andrà in una variabile che quindi viene allocata nel segmento dati. Poniamo che venga allocata all'indirizzo 30 del segmento dati. Voi scrivete ciao per il processo P1 e questo dice dati indirizzo 30, dati va bene, è legale, quindi va a 330. Quando voi scrivete mare, questo è indirizzo 30 dei dati,
dice dati, è legale, però parte dall'indirizzo 900, quindi 930. Quindi qua ci sarà ciao, qua ci sarà Marco. Quindi i due processi sono indipendenti e lavorano in maniera indipendente nonostante condividano il codice. Prego. Scusi, noi abbiamo introdotto prima la paginazione per risolvere i vari problemi di frammentazione. Il problema della segmentazione è una cosa che si va ad aggiungere alla paginazione o è un'evoluzione che rimane separata fin quando utilizzo la segmentazione? Questo sarà il plus illis, il rectus illis. La soluzione del quesito. Dopo facciamo vedere come usiamo. Sarà la sorpresa finale della lezione, che è come si usa paginazione con segmentazione, si usano assieme in realtà. Ok? Ma per capire per cosa serve l'uno, cosa serve l'altro, bisogna introdurle separatamente, se no si fa confusione. Poi si fa vedere come si adoperano insieme. Ok, questo. E infatti, se voi avete dei segmenti di dimensione dinamica, il problema è del tutto equivalente a quello che tentavamo di risolvere con l'allocazione dinamica globale, no? Cambia solo che prima si parlava di allocare interi processi. E avevamo il problema di mettere i processi in memoria e alla fine magari per frammentazione interna ed esterna, per frammentazione sì, interna se avevamo partizioni fisse, esterna se invece avevamo partizioni dinamiche, occorrevano tecniche di compattazione o simili. La differenza ora è che invece di, se pensiamo anche solo allo schema base, ogni programma ha un segmento testo, dati e stack, noi abbiamo il problema di prima moltiplicato per 2,5, perché il testo potrebbe essere condiviso, no? Però è lo stesso problema di prima, ma il problema l'abbiamo già imparato a risolvere. Con la paginazione. Quindi l'idea è quello di usarli insieme. Usiamo la segmentazione e all'interno di ogni segmento usiamo la paginazione. Ok? Ovviamente la MMU diventa sempre più complessa perché deve gestire l'una e l'altra cosa. A questo punto abbiamo sì i benefici della segmentazione, come la condivisione, la protezione di memoria, sia quella della paginazione, possiamo dire no frammentazione esterna e frammentazione interna limitata. Mi manca un lucido, che ora cerchiamo di ricostruire. Allora, mi mancano due cose prima di passare alla memoria virtuale. Non so se c'è dopo, ma ti viene bene la spiegazione. Questo lo devo. Non so come mostrare. Come è fatto un indirizzo con segmentazione e paginazione? È fatto in questo modo. Ci sono pochi bit all'inizio che sono l'indice, il segmento, poi c'è un numero di bit che è indirizzo o pagina, e poi c'è l'offset. Cioè la dislocazione, lo spiazzamento, come chiamarlo, all'interno della pagina.
E quindi di fatto, amore, qual è la visione logica che i programmi hanno della loro area di indirizzamento? Prendiamo una macchina a n bit, prendiamo sempre, che lo so, prendiamo n uguale a 32. Quindi gli indirizzi vanno da 0 a 4 giga per un 32 bit. 64 bit, cambiate solo le limiti, solo che 64 bit è più difficile da scrivere. Il fatto che i primi bit indichino il limite del segmento, poniamo per semplicità didattica che gli segmenti siano 4, in realtà sono un po' di più. Cosa significa? Che io divido in 4 parti uguali lo spazio indirizzabile. Provate a contare gli indirizzi da 0 a mezzo giga, a 1 giga appartengono a quelli che hanno l'indice 0, da 1 giga a 1 giga meno un byte, da 1 giga a 2 giga meno un byte al segmento 1. A questo punto, se poniamo sempre per semplicità didattica, quello 0 è il segmento testo, significa che voi qua potete mettere il testo del vostro codice fino a 1 giga massimo, ma tipicamente occuperà l'inizio di quello spazio indirizzabile, poi avrà il suo limite. Poi qua ci sarà il segmento dati, anche questo all'inizio avrà il suo limite, poi ci sarà, che ne so, il segmento stack, in quanto stack dall'altra parte, ok? Quindi nella visione del logica, solamente logica del processo, c'è uno spazio di indirizzamento con enormi buchi per testo, un enorme buco, dati, e qui c'è il registro limite, c'è l'indicazione del limite del segmento, quindi se uno prova a buttare l'indirizzo qua, dice che è un errore di segmento. Adesso capiamo la parola segmentation fault, ok? Siamo andati fuori dal segmento. E uno dice, ma perché non mi dice l'indice sbagliato? Non mi dice l'indirizzo sbagliato, mi dice il segmentation fault. Concentra il segmento qua. Una volta che avete fatto questo, le varie aree potrebbero essere queste mie barrette verticali, le dividete in pagine e le pagine vengono assegnate. La tabella delle pagine, per esempio, del segmento 0, del segmento testo, può essere condivisa. Ok? Quindi, potendo essere condivisa, la tabella delle pagine è la stessa per tutti, i processi che usano lo stesso codice. Quindi, come è fatta la MMU? La MMU riceve l'indirizzo, cioè una tabella dei segmenti, ok? Ma qui che ha? Limite, se volete, ma qui non ha l'indirizzo, qui ha un puntatore con la tabella delle pagine, ok? Quindi il primo quadro dell'indirizzo serve per dire quale segmento usiamo, poi la seconda parte in teoria serve per come indice nella tabella delle pagine. A questo punto la parte offset viene usata per generare l'indirizzo. E l'indirizzo fisico non gliene frega niente il segmento. L'indirizzo fisico avrà indirizzo frame e
e offset copiato. Quindi se diciamo nell'esempio di Ratto questi sono 2, questi sono 12 e questi sono 18, fa 32, penso di sì. Va bene, che c'erano 4 sequenze, pagine da 4K, rimangono 18 metri. Nell'indirizzo fisico, poi qui ne avete 20 e qui ne avete 12. Perché nell'indirizzo fisico non conta più niente il segmento, perché usa tutta la memoria che ha a disposizione per mettere le pagine nei frame qua e là dove c'è spazio, ma la pagina di un segmento testo può avere a fianco la pagina del segmento stack di un altro. La contiguità fisica fra frame non implica in nessun caso la contiguità logica all'interno della visione logica dei processi. Ok? Questo mapping, questo è il mapping teorico, in realtà viene fatto sempre tramite TLB, cioè ci sono delle entry, e in realtà le entry vengono caricate per le entry che cosa hanno? Un certo identificativo che mostra il contesto di memoria, che praticamente vuol dire il processo. Processo, segmento e pagina che mi dà l'indirizzo di frame. Quindi per prima cosa TLB tenta di trovare se c'è nella cache già l'informazione pronta, quindi ha bisogno di sapere a quale processo fa riferimento questa indicazione, cioè sono il processo il primo editor di prima, voglio l'indirizzo X, vado a vedere nella tabella delle pagine e scopro se c'è un entry giusta. Se no, questa cosa viene fatta facendo refill della TLB dell'informazione utile. Logicamente è così, ma viene fatta tramite una cache di queste tabelle. Questa è la logica della TLB. L'appetito viene mangiato quando si parla di appetito intellettuale, non c'è dieta, non so, e non fa male, non c'è l'obesità. Allora, una volta che abbiamo segmentazione e coordinazione, viene da pensare, ma tutta sta roba che teniamo in memoria serve veramente in memoria? Prima abbiamo visto il loading dinamico, meccanismi abbastanza scomodi con cui il programmatore deve dire questo non serve, dammi quell'altro. Questa idea che si possa ottimizzare l'uso della memoria si può rendere automatica o quasi automatica? Intanto vediamo perché ci sono delle parti, dei contenuti di memoria, sono dei contenuti della memoria che possono non essere utili. Per esempio, programmi possono contenere delle gestioni di errori che non vengono usati perché avete degli utilizzatori molto bravi che non fanno errori. Quindi avete tutta una parte di gestione degli errori, gestione dei casi particolari, che viene usata una volta ogni mese. Se voi usate la tecnologia, le tecniche di allocazione standard, quel codice per gestire il caso che si usa una volta al mese, l'avete sempre in memoria e vi occupa un'area di memoria per niente. Potevate fare i bravi programmatori che facevano il caricamento dinamico. Oppure pensiamo ai compilatori che lavorano in fasi, ve l'ho già detto, fanno la fase di analisi sintattica e generazione del codice intermedio, poi se è andata bene la parte di analisi sintattica fanno la generazione di codice. Ok? O anche voi fate calcolo numerico?
L'avete fatto. Quindi vi sarete crocciolati in mezzo a tante belle matrici per calcolare fattorizzazioni LR e cose di questo genere. Beh, per esempio, uno fa la fattorizzazione di matrice, fattorizzazione fatta in maniera furba in modo da rimemorizzare, l'avete fatto la tecnica di rimemorizzazione delle metà matrici sulla stessa matrice usando gli indici sopra e sotto la diagonale. Lo scambio di righe in colonna con Gauss. In modo che voi potete fattorizzare la matrice e invece di memorizzarla in due matrici triangolari, voi avete una sola matrice, ma con l'idea che tutto quello che è nella diagonale e nella sottodiagonale è una matrice, tutto quello che è nella sola diagonale è un'altra. Ma ponete qualcuno che memorizza, ha bisogno veramente di matrici triangolari e capta tutta la parte di matrice sopra, magari sono matrici 1000x1000, è inutile. Oppure capita che la gente allochi delle memoria per le dimensioni massime di gestione. Di gestione, oggi ce l'ho col cibo, e non li usi mai, che ne so, fa una matrice 1000x1000, perché al massimo si utilizza una matrice 1000x1000. Pensate a un foglio elettronico, vi siete mai divertiti ad andare a dare l'angolo in fondo a destra del foglio elettronico? Che è 32.000. Quanto mai avete usato l'ultima celletta in fondo a destra? Ok? Quella è tutta area di memoria sprecata. Se dovessimo veramente allocare, tenerci in memoria tutta quella roba, ci terremmo una vasta area di memoria inutile. Ok? Allora, che idea è? Facciamo questa cosa in modo automatico. Usiamo un pezzo di memoria secondaria come estensione della memoria primaria. Pezzo di disco. Quando qualcosa, quote, non è utile, quote, poi dobbiamo definirlo, questo non è utile, lo parcheggiamo nella memoria secondaria. Quindi se serve non l'abbiamo perduto, lo andiamo a riprendere dalla memoria secondaria. Se veramente serve raramente, noi abbiamo ottenuto che a fronte di una leggera perdita di prestazioni, perché nulla è a costo zero, neanche le riforme, di fronte a una piccola perdita di prestazioni, noi abbiamo la possibilità di eseguire molti più programmi, molti più processi, eseguire programmi e farli diventare processi. Perché? Perché evitiamo tutti questi sprechi di memoria, perché quando questa memoria è inutilizzata viene lasciata sulla memoria secondaria e la memoria secondaria ci costa economicamente molto meno della memoria primaria, della memoria principale. Ok? Questa è l'idea della memoria virtuale. Requisiti di un'architettura di von Neumann dice: le istruzioni e i dati su cui che devono essere elaborati devono risiedere in memoria, ma von Neumann non ci ha mica detto quale memoria, l'importante è che siano in una memoria. Quindi tutte queste cose possono quelle che non sono utili in un certo periodo di tempo possono essere in memoria secondaria. Bisogna farla bene la cosa, perché vi ricordo che il rapporto di tempi di accesso fra memoria primaria e memoria secondaria è 1.000.000. Andiamo dal nanosecondo, ordine dei nanosecondi per la memoria primaria, all'ordine dei millisecondi per la memoria secondaria. Quindi fra nano e milli, a casa mia ci sta l'ordine di 1.000.000. Se non è 1.000.000 sarà 500.000, però svaria più ordini di grandezza.
Allora, l'implementazione qual è? Ogni processo ha accesso a uno stato di indirizzamento virtuale, che non è molto diverso dallo spazio di indirizzamento logico che abbiamo visto finora, solo che adesso lo chiamiamo virtuale perché questi indirizzi logici non hanno sempre l'equivalente, non sono sempre mappati in un indirizzo della memoria principale. Possono essere mappati o su un indirizzo della memoria principale o su un indirizzo della memoria secondaria. Nel caso un processo acceda a uno degli indirizzi della mappati in questo momento in memoria secondaria, non è che si fa l'accesso al disco per leggere il byte, non è che il bus va direttamente al disco. Si blocca temporaneamente il processo, si carica il dato, ma non si carica mai da solo. Vedremo che il meccanismo verrà chiamato paginazione a richiesta. Si carica l'intera pagina dalla memoria secondaria alla memoria principale, gli si assegna, a quel punto non è più un indirizzo della memoria secondaria, è diventato un indirizzo della memoria primaria, e si fa ripartire il processo. Quindi quando un processo tenta di accedere a un suo indirizzo legale, ma di una locazione di memoria che in questo momento non è in memoria principale, viene generato, l'MMU genera una trap chiamata di page fault, cioè qui c'è una pagina che non è in questo momento mappata in memoria principale. Il sistema operativo, il memory manager, il page, componente del memory manager, si preoccupa di andare a cercare quella pagina dove l'ha memorizzata nella memoria secondaria, quindi praticamente il processo, senza rendersene conto, chiede un'operazione input-output. Accedendo in memoria, siccome fa space fault, chiede un'operazione di input-output che corrisponde a caricare la pagina in memoria, e a quel punto può continuare la sua esecuzione, perché a questo punto l'indirizzo diventa valido. E c'è un piccolo problema: e se lo spazio memoria principale non c'è, che si fa? Se lo spazio in memoria principale non c'è, bisogna guardare le cose che ci sono in memoria principale e dire qual è fra queste quella meno utile in questo momento, e quella che viene considerata meno utile viene messa in memoria secondaria, liberando così lo spazio per la pagina che ora è utile. Quindi la tecnica è quella della paginazione a richiesta, paging on demand, oppure demand paging, forse meglio paging on demand. Quindi si utilizza la tecnica della paginazione, quindi si utilizza anche con la segmentazione se volete, anzi oggi se prendete un memory manager moderno utilizza segmentazione e paginazione a richiesta con memoria virtuale. Si ammette però che alcune pagine possono essere nella memoria secondaria, quindi la MMU, vedete, nella tabella delle pagine, la pagina c'è, perché è una pagina reale del processo, il processo quella pagina ce l'ha, solo c'è un bit chiamato bit valid che è spento. La MMU quando inciampa in una pagina che esiste ma il bit spento, genera la trap di page fault. Quindi come tutte le trap vengono prese dal kernel, il kernel si risveglia, guarda che cosa è successo, dice ah, il processo ha fatto page fault, analizza i registri che erano che i valori dei registri al momento della trap, sapete, vengono salvati. A quel punto va a vedere quale indirizzo serviva al processo, va a leggere la tabella delle pagine per vedere
la sua tabella delle case per vedere dove è la secondaria, ma poi andrà a vedere se c'è spazio. Se non c'è spazio, prima cerca la pagina da eliminare, fa la prima imputab per salvare la pagina da eliminare e il secondo imputab per caricare la pagina nuova. Ecco qua un esempio, vedete un programma, possiamo pensare che ci sia... Questa è la memoria logica, queste sono le pagine del processo, quindi se le pagine sono da, fatemi fare un K per semplicità, gli indirizzi fino da 0 a un K-byte sono nella pagina A, gli indirizzi da un K a 2 K-byte pagina B e così via, quindi il nostro processo vede 7 K di memoria. Lavora e per esempio nella pagina 0 al codice, nella pagina 2 ha i dati, nella pagina 5 lo stack. Finché lavora con queste pagine tutto va bene, ma e quindi se genera l'indirizzo 30 è nella pagina 0, cioè nel frame 4, quindi andrà a prendere in memoria all'indirizzo 4K30, perché in memoria sta lì. Ora vediamo cosa succede. Questo lo vediamo dopo. No, voleva arrivare a quella. Ecco, torniamo adesso che per esempio abbiamo detto il codice avanza, pensiamo anche che quella parte sia sequenziale, quando ha eseguito l'ultima istruzione della pagina 0, quindi è arrivato a un K-byte, va a leggere la prima istruzione della pagina 1, ok? Quando va a tentare di risolvere questo, dice, va a tentare, è la MMU, vi ricordo, quindi è una cosa hardware, il processore non ha fatto altro che generare sul basso l'indirizzo. La MMU prende l'indirizzo, va nelle sue tabelle e dice, io non ce l'ho questa pagina. Quindi 3, si genera una trap, entra in funzione il codice del sistema operativo, il memory manager, che va a cercare in memoria secondaria la pagina, sa che è lì, la carica, trova per esempio il frame libero 3, a questo punto va ad aggiornare la tabella delle pagine dicendo guarda che per quel processo la pagina 1 è valida ed è nel frame 3. A questo punto viene riattivato il programma, viene riattivato il processo e questo va avanti. Torniamo un attimo indietro perché sarebbe meglio divertire a questi lucidi. E fermarlo completamente e salvare il suo stato in memoria secondaria.
Quindi si fa swap out quando si mette da, si blocca e si mette in memoria secondaria congelato, swap in quando viene riattivato. Veniva usata nel passato quando non esisteva Paging on Demand. La tecnica di Paging on Demand può essere vista come una tecnica di swap di tipo lazy. In informatica, quando parliamo di tecniche lazy, pigre, sono tutte quelle tecniche che prevedono di arrivare ad un certo risultato non subito, ma man mano che non c'è niente da fare, man mano che è disponibile spazio di lavoro, possibilità di elaborazione, se non c'è fretta di avere un risultato, si posticipa l'elaborazione. Se ci pensate, il paging on demand diventa una tecnica del swap lazy, e ve ne accorgete pure. Unix non ha un vero scheduler a medio termine, ma fate questo esperimento, lasciate una sessione aperta a casa, perché se lo fate il laboratorio di solo con l'account, sul vostro portatile anche il laboratorio, ma non vi conviene, e andate a prendere un caffè, oppure lasciatelo aperto per la notte. La mattina provate a vedere il tempo delle software del primo return, del primo comando, vi accorgerete che è molto più lento del normale. Perché? Perché la paginazione lavorava, e specialmente se quella macchina è utilizzata, specialmente se nel frattempo state facendo ripping di qualcosa, non so, quello che si fa di notte con le macchine, no? E allora ha avuto bisogno di memoria. La vostra shell, poverina, man mano è stata deprivata di una pagina dopo l'altra, perché dice chi è? Qual è la pagina meno utile? Qua c'è una shell che non sta facendo niente, togliamone una, togliamone quell'altra. Alla fine finisce che la shell è viva, ma tutte le pagine in memoria secondaria. Quindi quando la andate a riattivare, arriva e prende questo, prende quell'altro, ricarica il dot, se no non va, ok? E quindi è uno swap lazy, la vostra shell di fatto è stata swappata. Vi ricordo sempre che la scienza e la tecnica di per sé, più la scienza ma anche la tecnica, non sono né immorali né illegali né fanno ingrassare. Fare ripping non è vietato, dipende dal dato di cui fate ripping. Se prendete il DVD Revolution OS e ne fate ripping, ci fate un piacere. Se utilizzate peer-to-peer come modo per divulgare anche musica, perché sia abbia una licenza che lo consente, non fate nulla di male, usate una tecnologia potente per fare un'attività, ok? Non bisogna mai diventare né la conoscenza né nell'uso delle cose, ma solo guardare che cosa si può fare e che cosa si può fare di volta in volta. Il problema di legare queste due cose è pericolosissimo, perché per esempio consente a persone di sbandierare la pericolosità della, come si dice, della network neutrality. Perché ci sono i prodotti cattivi che fanno tutte cose, quindi la rete non deve essere neutrale, ma bisogna guardare ciò che fa l'utente, ok? E che diventa pericolosissimo, perché poi bisogna guardare chi guarda, cosa pensa di guardare, su quali principi dice ciò che si può fare, ciò che non si può fare, ok? Quindi questo vi spiega anche una cosa importante, questo problema di tecnologia, che quando per esempio configurate un sistema con kernel Linux, quindi tipicamente un sistema con un Linux,
richiede creare l'area del swap, che in realtà è l'area di paging. Non si bisognerebbe chiamarla area di swap, ma sarebbe l'area di paging. Ok? Ancora una nota tecnica. È vero che anche GNU Linux o altri sistemi operativi, per altri sistemi operativi è normale, per GNU Linux è possibile avere aree di paging, chiamate aree di swap, in file, ma è molto meno efficiente avere dei file rispetto ad avere l'area, perché per accedere a un file le richieste devono passare attraverso il file system, che va a vedere dove è stato allocato nel file system ogni singolo pezzo del file, mentre invece se avete l'area di swap il pager va direttamente su disco, quindi saltate un passaggio per ogni richiesta. Ok, quindi torniamo ad andare avanti, perché adesso abbiamo una parte simpatica, perché per ora abbiamo visto come funziona, abbiamo visto a grandi linee questa cosa, come viene presa la pagina, ma abbiamo lasciato in sospeso in maniera intuitiva alcuni concetti. Alcuni concetti, per esempio questo. Abbiamo detto, se la memoria è piena, dobbiamo buttare via dalla memoria la pagina in questo momento meno utile. Ora, questo è intuitivo, ma il problema è che non si fanno sistemi operativi con le intuizioni. Occorre dare dei algoritmi per mappare questo concetto meno utile in una scelta, quella che infatti si chiamerà pagina vittima, quella scelta dall'algoritmo di rimpiazzamento. Questi algoritmi che scelgono quale pagina in questo momento è meno utile si chiamano algoritmi di rimpiazzamento, replacement algorithm. Allora, andiamo a vedere come funziona. Come funziona il demand paging? O meglio, il demand pager. Qui siamo all'interno del kernel. È arrivato un page fault e quindi c'è bisogno di una pagina, perché il programma il processo in esecuzione è inciampato in un indirizzo non valido di una pagina non allocata in memoria. Cosa viene fatto? Questo è l'osservatore del codice. Viene individuata la pagina in memoria secondaria. Quello che ci serve in memoria dov'è? È lì. Bene. Seconda cosa, troviamo il frame libero. Troviamo il frame in memoria capace di contenere. A questo punto abbiamo due casi. C'è un frame libero, è appena finito un processo, quindi ci ha liberato i frame. Noi abbiamo il nostro pool di frame liberi, va bene, usiamo quello. Oppure non esiste. Se non esiste, chiamiamo l'algoritmo di rimpiazzamento, che fa tutti i suoi calcoli, dopo vediamo come, e dice quella è la pagina meno utile. A questo punto la prima cosa, attenzione, in questo momento l'ordine è importantissimo, la prima cosa viene dichiarata la pagina invalida. Perché l'ordine è importantissimo? È vero che siamo all'interno del kernel, però potrebbe essere un sistema multiprocessore, quindi ci può essere, magari è una pagina condivisa, di un segmento condiviso, quindi un altro processore può voler accedere alla stessa pagina. Il momento in cui dichiariamo la pagina non valida è il momento in cui logicamente l'abbiamo tolta, quindi se l'altro processore esegue il codice e chiede quella pagina, ne richiederà subito il ricaricamento. Ma non... perché? Perché adesso dobbiamo dichiararla invalida, perché la dobbiamo andare a salvare, non possiamo andarla a salvare mentre qualcuno ci sta scrivendo sopra, perché lo stato sarebbe incoerente.
potrebbe essere coerente. Allora, a questo punto l'abbiamo marchiata invalida, andiamo a vedere, abbiamo due casi, se è dirty o no, se è stata, se la pagina era una pagina in sola lettura, tipo una pagina di codice, nessun problema, la buttiamo via, tanto non l'abbiamo, oppure poteva anche essere una pagina dati. La MMU si preoccupa tutte le volte che accedete in scrittura di accendere un bit, è dirty, quindi non corrisponde più il valore a quello che avevate caricato. Quindi se anche una pagina dati ma nessuno ci ha scritto sopra, basta buttarla via, ancora su disco abbiamo la copia. Se invece è stata scritta, quella va copiata su disco. Allora viene fatta la prima operazione di copia su disco. A quel punto aggiorna la tabella dei frame, perché una volta che è stata copiata il frame è libero. L'aggiorna ora, perché l'operazione di input output è lunga. Altri processi o l'altro processore può nel frattempo volere una pagina, ok? Non possiamo dichiararla libera prima, perché sennò ci prende questa. Quindi fino a quando non abbiamo finito di salvarla, questa è invalida ma occupata. Solo dopo che l'abbiamo salvata la dichiariamo libera. A quel punto la prendiamo, leggiamo la pagina del disco, aggiorniamo la tabella delle pagine e riattiviamo il processo. Tutto il resto è abbastanza, diciamo, leggere, aggiornare delle tabelle è abbastanza implementabile. Cosa faccio l'algoritmo di impiazzamento è ancora un, non è ancora stato spiegato. Quali sono gli obiettivi dell'algoritmo di impiazzamento? Minimizzare il numero di page fault. Deve, l'ottimo algoritmo di rimpiazzamento è quello che rende minimo il numero di page fault. Perché? Perché è riuscito veramente a individuare le pagine meno utili. Se un algoritmo di rimpiazzamento sbaglia a calcolare la pagina meno utile, butta la pagina che servirà subito dopo. Quindi in realtà la butta deve essere subito ricaricata. Come facciamo a valutarlo? Si valutano considerando le stringhe di riferimento in memoria. Cosa sono le stringhe di riferimenti? Sono l'elenco dei indirizzi ai quali il processo vuole accedere. Il processo accede secondo nella propria esecuzione. O meglio, non ci interessa tanto l'indirizzo completo, perché per noi che acceda al primo byte o all'ultimo byte di una pagina non cambia nulla per quanto riguarda l'algoritmo di rimpiazzamento. Ci interessa se accede a quella pagina o a un'altra pagina. Quindi prendiamo, abbiamo il nostro programma che legge quell'indirizzo di memoria, scrive quell'altro, fa quello che deve fare. Noi guardiamo tutti gli accessi in memoria e di questi indirizzi usati dal programma prendiamo solo la parte indirizzo di pagina, buttiamo l'offset che non ci interessa. Come possono essere generate queste stringhe di riferimenti per valutare gli algoritmi di impiazzamento? Potrebbero essere generate da numeri random, ma non è la maniera ottimale. Per valutare gli algoritmi di impiazzamento si prendono reali programmi, si fanno funzionare e si va a vedere qual è il pattern di accesso in memoria. Poi, dati queste stringhe, si va a vedere come si comportano i vari algoritmi di impiazzamento e così si valutano quali sono migliori e peggiori. Infatti, qui fa l'esempio, in questo esempio, diciamo, didattico, naif, prendiamo pagine da 16 byte, non è reale, e indirizzi da 8 bit, quindi avete il primo tipo, la prima metà byte, che è l'indirizzo di pagina, secondo l'offset, prendereste solo il primo numero esadecimale.
spostate dall'ambito didattico all'ambito reale. Prima avete visto un esempio con macchina 32 bit, ne avevamo 20 di indirizzo di pagine, 12, pure 2 di indirizzo di segmento, 18 di indirizzo di pagina, prendete solo i 18 più 2, cioè i 20, lasciate perdere i 12 dell'offset. Nella nostra trattazione useremo sempre dei numeri piccoli. Una caratteristica che vorremmo, che ci pare auspicabile, è se aumento la memoria o meno page fault. Uno dice, dovrebbe essere naturale. Se io prendo, ho una memoria con 100 frame, eseguo dei programmi. Compro altri 100 frame di memoria, faccio una memoria più grossa, mi aspetto di avere meno page fault, ok? Perché queste volte ci stanno più cose in memoria e quindi per meno volte dovrò andare a pescare dati da disco. Purtroppo non è sempre vero. Esistono degli algoritmi che non hanno questa bella proprietà. Partiamo vediamo algoritmi. Quello che potrebbe venire in mente è l'algoritmo FIFO, l'algoritmo contro la terza età. Più è vecchio un frame in memoria, prima lo eliminiamo. Quindi vediamo quando abbiamo caricato la pagina in un certo frame, più vecchia la pagina. Quando carichiamo la pagina in un frame, teniamo una specie di coda circolare, buttiamo via la pagina che è in memoria da più tempo. È semplicissimo, non abbiamo bisogno di nessun aiuto da parte della MMU, perché è il pager, il sistema operativo che carica le pagine e le scarica, e quindi basta che lui si tenga questa lista. Qual è il problema? Che i vecchi talvolta sono utili, che anche le pagine che sono in memoria da tanto tempo possono essere utilizzatissime, ok? Questo è un esempio, questa è una stringa di riferimenti. All'inizio viene chiesta la pagina 7, ci sono tre frame in memoria, anche qui gli esempi sono didattici. Una memoria non ha tre frame, ha molti di più, però così si vede come funziona. E gli indirizzi delle pagine non sono dei numerelli così, però chiede pagina 7, la memoria vuota, viene caricata la pagina 7. Chiede pagina 0, la memoria ha ancora un frame libero, carica pagina 0. Chiede pagina 1, viene caricata. A questo punto chiede pagina 2, la memoria è piena, deve scegliere fra 7 e 0, 1, qual è la pagina meno utile. Se abbiamo un algoritmo FIFO, quella meno utile viene scelta in quella che è in memoria da più tempo, quindi la 7, che non è una televisione. Pagina 2, quindi l'opposto di pagina 7, abbiamo memoria 201. A questo punto il nostro programma tende ad accedere a un dato, a un'istruzione della pagina 0. Non c'è page fault perché la pagina 0 è già in memoria. A questo punto chiede la pagina 3, manca, e quindi viene caricata al posto della pagina 0, che fra pagina 2 e pagina 0, pagina 1, è quella in memoria da più tempo, ok? E così via. Quindi per eseguire questa stringa di riferimenti, questo algoritmo fa 15 page fault, ok? Prendiamo questo esempio più corto, ma serve per farvi vedere una particolarità. E come prima, 1, 2, 3, 4, manca, la metto a posto dell'1,
poi l'uno manca la metà posto di 2, ma l'uno l'ho appena buttata via, poi la 2, ma la 2 l'ho appena buttata via, poi la 5 manca, poi faccio 1, 2, 3, 4, 5 e qua ci sono i patch fault, quindi ho 3 frame, 9 patch fault. Ora nell'ultimo successivo prendiamo la stessa stringa, è la stessa stringa, ma aggiungiamo una pagina, ah, un frame. Notate, 1, 2, 3, 4, poi abbiamo 1, 2 che non fa page fault, 5, 1, 2, 3, 4, 5, abbiamo 4 frame, 10 page fault. Vedete che non è sempre detto che aumentando i frame, allargando la memoria, diminuiscano il numero di page fault? Questo esempio in realtà si può dare in scala maggiore su memorie reali. Quindi, se non prendete gli algoritmi di impiattamento giusti, potete avere il fenomeno di peggiorare la performance del sistema aggiungendo memoria, che è veramente fuori. È inaspettato e non voluto. Questa cosa si chiama anomalia di Bellady, quando per gli algoritmi che consentono, o meglio, il fatto che aggiungendo frame si possano essere più page fault, si chiama anomalia di Bellady. E quindi noi vogliamo algoritmi che non abbiano, non siano soggetti a anomalia di Bellady. Andiamo a vedere un altro algoritmo. Abbiamo l'algoritmo ottimale. L'algoritmo ottimale è l'algoritmo che quando deve scegliere la pagina vittima, sceglie la pagina vittima come pagina vittima quella che verrà acceduta in un tempo più remoto nel futuro. Quindi voi dovete scegliere la pagina. Se avete la stringa di riferimento, dite quale vado a cambiare. Quindi andate a vedere quella che è meno utile, perché è quella che nel futuro vi servirà fra più tempo. Ora, questo è ottimale perché fornisce il numero minimo di page fault, perché è proprio il concetto di meno utile. Se avete una pagina che non servirà più, quello potete rialzare in ogni momento, no? È teorico, perché se è vero che a posteriori con la stringa di riferimento potete andare a esaminarlo, in un caso di applicazione reale voi non potete sapere quali saranno i riferimenti in memoria futuri del vostro programma, perché dipendono dall'esecuzione del programma. Per calcolare qual è il riferimento futuro dovreste simulare l'esecuzione del programma stesso, quindi di fatto dovreste eseguire il programma per far funzionare l'algoritmo di impiazzamento sul programma, oppure usare il device bozza di cristallo, ma non l'hanno ancora inventato, questo non c'è ancora nei sistemi. Però non è una cosa comica per dire abbiamo fatto vedere come si farebbe in un mondo che non c'è, l'isola che non c'è, l'impiazzamento si farebbe così, no? Perché a posteriori lo possiamo eseguire. Prendiamo dei programmi reali, creiamo la stringa di riferimenti e con la stringa di riferimenti applichiamo linea, ma dopo che il programma è stato eseguito. E questo ci serve come parametro di confronto con tutti gli algoritmi reali. Quanto più si avvicinano nel loro funzionamento a quello ottimale, tanto più sarà un algoritmo veramente buono da utilizzare, no? Andiamo a vedere in pratica sulla stessa stringa di prima.
Allora, 701 è come prima. Arriviamo al punto, a questo punto, dobbiamo decidere tra 701 qual è la pagina tutta via. Allora andiamo a vedere 7. Dove è la pagina di riferimento? Qua. 0 compare qua, 1 compare qua. Quindi fra i 3, quello che compare nel tempo più remoto nel futuro è 7, cambiamo il 7. Quando arriviamo qui, 201, ok? Andiamo a vedere 2 dove compare qui, 0 dove compare qui, 1 dove compare qua, quindi fra i 3 quello da cambiare è 1, ok? Questo è l'algoritmo min. Ah, 9 page fault. Per eseguire questa stringa di riferimenti su una memoria 3 frame non riuscirete mai a fare meno di 9 page fault. Quindi bisogna andare a vedere quali si avvicinano di più a 9. Ora, questo è un esempio per quando si fa veramente la valutazione di algoritmi di rimpiazzamento, si usano stringhe statisticamente, stringhe di riferimento di tanti programmi, come si fa con i benchmark, che si va a vedere quali si comportano meglio. Per dirvi che qui vedete dei numeri di algoritmo che fa 9, 10, 11, ma questo non è la rondine che fa primavera, è l'esempio didattico. E non è da quel singolo numero che si dice questo va meglio o quello va peggio. Anzi, ci sono dei bellissimi esercizi d'esame che faremo come esercitazione, in cui vi si chiede di far vedere dei casi in cui uno si comporti meglio dell'altro, invece uno in cui l'altro si comporti meglio del primo. Gli algoritmi, quindi, non è a seconda della stringa, potete avere comportamenti diversi. Allora, dopo min guardiamo LRU, list, e mi raccomando, list, non last, il meno, non l'ultimo, il meno recentemente usato. Questo è un tipico meccanismo di previsione. Tutte le previsioni vengono fatte approssimando il prossimo futuro con il prossimo passato. Pensate alla previsione del tempo, si va a vedere come si muovono le nuvole, si pensa che le nuvole continuino a muoversi nella stessa direzione o in modo omogeneo a quanto fatto finora. Praticamente noi abbiamo visto che il caso ottimo sarebbe quello di calcolare nel futuro fra quanto tempo quella pagina è di nuovo utile. Noi approssimiamo questo dato nel futuro con lo stesso dato del passato, cioè quale pagina è stata acceduta in un passato più remoto, quindi diciamo è utile di rado, perché ci aspettiamo che se abbiamo acceduta 100 riferimenti fa e per 100 riferimenti non abbiamo avuto bisogno, vuol dire che probabilmente non servirà ancora per tanto, probabilmente, nulla è detto, perché potrebbe essere che siamo sfortunati e il 101esimo proprio serviva a quello, però ci dà un'indicazione. È basato appunto sul presupposto che la distanza tra due riferimenti successivi alla stessa pagina non varia eccessivamente. Se pensate anche la paginazione richiesta è richiesta è basata su concetti di continuità, o meglio di contiguità. Eh,
La paginazione richiesta è basata su l'idea che un programma che accede a certe locazioni di memoria sia molto probabile che nel futuro acceda a locazioni di memoria vicine. Nel codice questo è abbastanza palese. Avete un codice sequenziale, la maggior parte delle volte accedete all'istruzione successiva che la maggior parte delle volte non è stessa pagina. E anche nelle strutture dati in memoria, sapete che ne so, delle gestioni di matrici, spesso andate agli elementi vicini, che tipicamente stanno nella stessa pagina. Ok? Quindi continuità nell'operare, quindi un programma che normalmente continua a fare cose simili, e quindi contiguità, vicinanza nell'accesso a memoria. Qui è un altro tipo di continuità. Se la frequenza di utilizzo, se la distanza tra due tra due richieste successive della pagina si sospetta che sia più o meno costante, quindi c'è da tanto che non si usa e da tanto, è fra tanto che si userà. Ma lo facciamo qui calcolando il tempo nel passato. Vediamo qui per abbiamo scelto i casi interessanti. La stringa è sempre la stessa. Siamo arrivati qua. A questo punto tra 2, 0 e 3 dobbiamo decidere chi deve essere questa pagina vittima. Guardiamo 2, 0, 3, quella ceduta in un tempo più remoto del passato è 2, quindi buttiamo fuori 2. In FIFO quando va nel momento di caricamento, in L, quindi non interessava nulla guardare quanto era stata ceduta. Se anche era stata ceduta più volte nella stringa dei riferimenti, con il FIFO non si calcolava. Qui invece si guarda l'ultimo riferimento, ok? LRU è abbastanza complessa da realizzare. Perché? Perché abbiamo bisogno di supporto da parte della MMU. La LRU ha bisogno di supporto dalla MMU. Occorre un timestamp. Timestamp, per intenderci, è il marcatempo, quelle cose che si usano, che usano il personale quando va a lavorare per indicare l'ora di entrata e l'ora di uscita. Viene da quello la terminologia. Praticamente noi dobbiamo tutte le volte, la MMU deve tutte le volte che viene riferita una pagina segnarsi il tempo in cui è stata ceduta, cioè dovrebbe far timbrare il cartellino alla pagina. Non importa che sia un tempo come lo intendiamo noi, cioè un tempo di orologio, basta un contatore. Quindi ogni accesso in memoria si incrementa un contatore e si scrive il contatore sull'elemento della page table. Primo in pensiero, è un'operazione complessa da fare. Cioè, tutte le volte che si fa un accesso in memoria c'è da fare una somma, quindi deve entrare in funzione un sommatore e deve essere copiato un dato non banale. Perché alla fine noi per scegliere la LRU andiamo a mettere fra tutte le pagine quella che ha il contatore più basso. Ma quel contatore quanto deve essere ampio? Quanti accessi in memoria fa? Quanti accessi in memoria fanno i programmi in un sistema operativo? Tantissimi. Quindi anche un 64 bit potrebbe fare wraparound, potrebbe arrivare a riempirsi e tornare da capo. Ma chiedere alla MMU di avere un 64 bit per ogni pagina che viene scritto ogni volta che facciamo un accesso in memoria non è ammissibile. E tra l'altro tutta la tabella deve essere scandita per cercare la pagina. Se avete tanti frame in memoria dovete guardare tutti i frame e andare a cercare il minimo. E il calcolo del minimo, vi ricordo, in meno di OTN, oh mio Dio, dovreste organizzarlo. Calcolo del minimo
Sarete i dati lineari e ODN. Potreste fare delle priority queue, vi costano o di log di N nel cercare il minimo, ma poi vi chiedono o di log di N ogni volta che aggiornate un dato. Avete in mente le priority queue, le avete fatte? Le code di priorità. Si può fare con uno stack, tutte le volte la rimettete all'inizio, però anche qui tutte le volte dovete copiare 6 puntatori. Un MMU non vi copia 6 puntatori, non è fatto, non sono cose che fate in app. Guardiamo questa definizione, non c'entra solo il step che ho visto prima. Si chiama algoritmo di rimpiazzamento stack un algoritmo che ha questa proprietà: per ogni numero di frame n, per ogni stringa di stringa di riferimenti S e per ogni tempo T, quindi abbiamo tre per ogni stringa di riferimento, per ogni tempo e per ogni numero di frame, l'insieme delle pagine mantenute in memoria centrale con la memoria, avendo la memoria di m frame, sia sempre un sottoinsieme dell'insieme delle pagine mantenute in memoria se avete m più 1 frame. Cosa significa? Significa che se voi prendete qualsiasi stringa di riferimento, qualsiasi tempo e una memoria di m frame, andate a vedere una di quelle colonne delle nostre tabelle. Ok, quindi in un certo istante ci saranno in memoria, nell'esempio di prima, 203, ok? Aggiungiamo un frame, quindi ne avremo 4. Torniamo a fare tutto. In quel punto, quali pagine avremo? Se abbiamo la 203 e un altro, sempre, cioè abbiamo quelle che avevamo a 3 frame, più qualcos'altro, più un'altra, allora è a stack. Se può capitare invece di avere non più 203 ma 20 ma anche il 3, ne ho due diverse, l'algoritmo non è a stack, perché non è più quello con, in questo caso 3 frame, non è più un sottoinsieme di quello con 4, perché il 3 manca, ok? Perché questo è importante? Perché se noi dimostriamo che un algoritmo è a stack, automaticamente abbiamo che l'algoritmo non è soggetto all'anomalia di Verdi. Perché? Vediamo. La dimostrazione è facile concettualmente, ci si incasina e esprime una parola. Vediamo. Stessa stringa di riferimento, stesso tempo,
ma stavolta, stesso algoritmo, questa volta abbiamo un frame in più. Allora, andiamo a esaminare con, in questo caso, da dove partiamo? Forse è meglio... Andiamo a vedere qui. Quando è che in questo caso avviene page fault? Avviene page fault quando il riferimento, nella stringa di riferimento in questo punto, non è né questo, né questo, né questo, né quell'altro. Allora, volendo un riferimento a una pagina che non è in memoria, genera page fault. Stessa cosa qua. Quindi, se questo è un sottoinsieme di quello, vuol dire che ne ha m più 1, quindi vuol dire che questi sono quelli, più ce n'è uno diverso. Perché è sottoinsieme. Se avete un sottoinsieme, se avete un insieme da 10 elementi e avete un sottoinsieme da 9 di quello da 10 elementi, 9 compariranno in tutte e due, più ne avete uno, che è differente. Quindi, abbiamo due casi, che questo sia F o che questo non sia F. Okay. Se R non compare qua, e questo è R, qui c'è page fault, qua non c'è. Se invece questo non è R, qua c'è page fault e c'è anche qua. Quello che non può mai capitare, proviamo per assurdo, può capitare che qui ci sia page fault, che, scusate, qui ci sia page fault e qua no. Per esserci page fault qua, qui ci sia page fault e qua no. Per esserci page fault qua, vuol dire che questo, il riferimento non è né il primo, né il secondo, né il terzo, né il quarto. Quindi sicuramente non è né il primo, né il secondo, né il terzo. Quindi c'è un po' per scopo anche di là. Quindi il risultato, per ogni istante, con un frame in meno, potete al più avere un page fault in più, ma un page fault in meno. Ok? Quindi aggiungendo memoria, man mano il numero di page fault cala. Per ogni istante potete avere un page fault in meno, ma un page fault in più. Quindi, globalmente, o avete lo stesso numero di page fault, ne avete un numero inferiore. Quindi il numero di page fault per ogni stringa, per ogni stringa di riferimento, dato l'algoritmo che ha sempre dato per ogni istante potete avere un page fault in più e in meno. Quindi in tutta la stringa avete lo stesso string, numero di page fault, ne avete meno, mai in più. E questo aggiungendo un frame. Se ne dovete aggiungere due, ne aggiungete uno e quindi vedete che è meno. Poi aggiungete il secondo, vedete che è meno o uguale, quindi è monotono decrescente. La seconda cosa dice l'algoritmo è l'RU e spec. E questo ve lo lascio in maniera intuitiva, comunque è chiaro. Esistono ancora le thread, spero fanno su anche video adesso, una volta le facevano alla RAD. Se voi avete un'indicazione, una società di valutazione delle rete, okay, e quindi prendete quella società di valutazione delle rete e avete due televisioni,
una che fa la hit parade dei primi 10 e l'altro che fa la hit parade dei primi 12, sicuramente l'hit parade dei primi 10 è un sottoinsieme dell'hit parade dei primi 12, no? Quindi se voi dite io voglio i meno recentemente usati, butto fuori i meno recentemente usati, quindi tengo i più recentemente usati. Se voi tenete i più recentemente usati e ne tenete tre, sono il sottoinsieme dei più recentemente usati, 4. Anche con min è fatto dall'altra parte, se prendete min, anche min è 7. Se prendete min e ne prendete i primi 3, è un sottoinsieme dei min primi 4. Cioè buttiamo via quello usato in un tempo più remoto nel futuro, quindi teniamo quelli che vengono utilizzati in un tempo più prossimo nel futuro. Ok, tutte le volte che avete un list qualcosa, proprio per il concetto di monotonia, di ordine totale, FIFO non lo è. FIFO non è a step. A parte che a questo punto l'abbiamo già dimostrato indirettamente. Se tutti gli algoritmi a step evitano la domanda di livelli, l'abbiamo fatto vedere con per esempio che FIFO ha la domanda di livelli, quindi FIFO non è a step. Ok? Comunque l'idea è che lì, siccome va via quello caricato in epoca più remota, non è a step, perché non andate, è difficile da dire, non andate a guardare le caratteristiche del fenomeno, ma non caratteristiche esterne al fenomeno, quella del caricamento. Comunque l'abbiamo dimostrato indirettamente. LRU, perché mi pare che manchi un coso? No, va bene. LRU è List Result Theory. Forse ho eliminato l'FU quest'anno. Non so se c'è il modus di loco. Ops, scusate, questo è stato un errore. Poche MMU, nessuna, fornisce l'algoritmo hardware per LRU. Allora cosa si fa? Si approssima. Una cosa che le MMU possono fare, è il massimo che potete chiedere a un MMU, è quello di accendere un reference bit. Cioè non potete chiedergli un time step a 64 bit, sommare, però dire tutte le volte che uso quella pagina accendi un bit, quello lo può fare. Allora, dato questo, niente. Meglio, come ho detto un momento, meglio uscire su per gli altri, perché sennò meglio spiegare una cosa con calma che non mi prende perché non mi capisco. Domani continuiamo con la parte della presentazione, ricordo che fosse arrivato tardi e che domani il riferimento è confermato, ma io c'ero nella cassetta della DMSA, quindi al terzo piano di Aeroplani, sotto il laboratorio, infatti della porta laterale, e non nel mio studio.